Benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Days Gone. Voi non avete idea della voglia che avevo di registrare questo video, perché nell'ultimo episodio, ragazzi, se non ve lo siete visti, vi prego andatelo a vedere. E io vi invito anche, non ve lo chiedo mai, ragazzi, però voglio iniziare un pochino a mettermi in gioco. Ah, so che questi video non hanno un granché, perché comunque su YouTube non è da me, sono un personaggio che è nato su Warzone, quindi tutt'altra cosa, però è una cosa che a me piace fare, video così, mi piacerebbe vedere anche man mano poi un po' di supporto, ma sono sicuro che arriverà. Quindi non ve l'ho mai chiesto, ma se volete lasciare un like tattico, magari mi fa capire che anche quelle 10 persone, capito, che guardano il video ci sta, raga, perché io vi ripeto, non lo faccio con aspettative di fare milioni di visualizzazioni, no, che non mi dispiacerebbe, ok? Però non lo faccio con quelle aspettative, semplicemente è una cosa che a me piace fare. Mi devo giocare un gioco per i cazzi miei, lo farei, tanto vale farlo e magari può piacere a quelle 5-6 persone. Questa cosa ve la dissi ai tempi anche con Tomb Raider. Insomma, nell'episodio precedente praticamente abbiamo scoperto che nostra moglie è viva, l'abbiamo proprio incontrata, ci siamo baciati, insomma, per quello vi dico, guardate l'episodio precedente se non l'avete visto. Però c'è stata una situazione un po', tra virgolette, deludente, tra virgolette, perché ancora non lo sappiamo, ragazzi, cioè ancora il gioco si può evolvere in mille modi, però capite la situazione, nostra moglie noi la consideriamo morta, a detta sua lei considerava la stessa cosa, sono passati 2 anni, ci rincontriamo e non lo so, si respira una certa freddezza, no? Non so che cazzo è successo in questo, non so se mi chiama soldato, tenente, cioè, capisci? Quindi spero comunque di capirci. Poi non abbiamo parlato granché, quindi spero che in questo episodio si scopra qualcosa di più. Quindi abbiamo una missione da fare, dobbiamo andare qui praticamente da un buon soldato. Incontro il colonnello Garrett. Perfetto, andiamo dal colonnello e vediamo che missione ci darà. Cioè, sta cosa è assurda, raga, ma io voglio, porca potai, un culo d'acciaio, tu, gioia mia. Io voglio comunque pensare che il gioco ancora si evolva, perché, raga, ha una storia troppo bella e rovinarlo per sta cagata. No, raga, no, no, ti giuro, proprio mi cade tutto il gioco. Giocato fino adesso mi cade tutto così. Cioè, quindi devono. È iniziato bene. È proseguito sempre su una linea bellissima. Sto gioco ti fa amare i personaggi. Boozer, Ricky, Iron Mike. Tutti i personaggi che abbiamo conosciuti hanno un'identità, hanno un'anima, capito? E quindi è bello che un gioco ti immerge così. Non è come quei giochi di zombie, magari te li aspetti solo là, ammazza zombie. Qua proprio è la narrazione, raga, che ti tiene incollato al gioco. Un po' come un The Last of Us, ok? Quindi speriamo che questo gioco non si perda alla fine. Che vuoi fare la stessa fine del culo d'acciaio? Speriamo che non si perda all'ultimo, raga, perché rosicherei un sacco. Caporale St. John, giusto? Signor, sì. Entra. Stavo bevendo una tazza di tè alle erbe, gentilmente offerto dal tenente Whittaker. Ne vuoi una tazza? Aiuta la digestione. No, grazie, signore. Io cercavo solo il registro dei turni. Ho un incarico per te. Uomini, caporale. Anche se non meritano questo nome. Hanno preso una di noi. Il tenente Justin Norwood, un'ottima ufficiale. E ora è prigioniera, quindi. Ok, la riporterò indietro, signore. Con uomini come te ci riprenderemo questo mondo. Puoi andare. Riprenderemo questo mondo. Qua mi soffermerei anche sul fatto che il tè alle erbe, questo coso che si sta bevendo il colonnello, era una cosa che nostra moglie doveva farci provare, se non sbaglio, in un filmato l'avevamo visto. Quindi, non lo so. A me mi sorge un dubbio, ma la voglio buttare proprio lì. Spero di no, perché sarebbe una cosa proprio brutta per il personaggio di quanto ne ha passate, dicono, sarebbe proprio tosta. Però non lo so, magari può essere che lei si sia creata una sua vita in questo, pensando che Deacon fosse morto, no? E magari il caporale, il colonnello che ha il nostro anello, magari, non lo so, magari sta con Sara. Vediamo. La Bibbia del La Bibbia del colonnello. Non l'ho colonnello. rivissuta.
Ok, quindi è una persona che è molto credente. Vabbè, ma l'avevamo capito nell'episodio precedente. Al diavolo questo metto. Ok, vedi, qua c'è la ricetta dei suoi infusi di erbe di Sara, penso, per fare quel tè. Perfetto, adesso abbiamo la missione all'avamposto. Qua, vabbè, ci vado, faccio il viaggio rapido, raga, perché almeno mi esploro un po' di mappa, un po' di zone, vediamo un po' com'è la situazione. Qua ci troviamo nella zona morta, quella che viene identificata come zona morta, che è tutto dove c'è la milizia, che poi in un vecchio episodio, raga, la milizia, pure l'abbiamo sentita una registrazione, quindi che poi è stata solo una registrazione qua, me ne ero dimenticato quando li abbiamo incontrati, infatti nell'episodio precedente non ci avevo pensato, diciamo, a sta cosa. Allora, voglio solo vedere che armi ci sono in vendita, così possiamo già pensare ai nostri prossimi acquisti. Posteggio la moto qua, lascio la donna col culo di ferro. Ah, intanto questo qui è il Ora, meccanico, vediamo se vende soggetto. roba il meccanico tattiche. Senti, avrei una cosa da dirti. Non ho un Spara. cazzo. Minchia, ci sono tante belle armi, Cosa? raga. Il nostro mitra non è che è scarso, però semplicemente la condizione fa tanto. E man mano in questa zona i nemici sono più duri e di conseguenza a noi serve poi migliorarci anche le armi. Anche se magari un'arma non conviene, io vorrei un assalto automatico. Ma se dovessimo essere costretti a prendere un'arma a colpo singolo, però che condizione esercito, ne varrà la pena. Ok, Sono d'accordo siamo con arrivati lei. qua. Senti, è solo che, insomma, come dire, beh, sto iniziando a cambiare idea su questa faccenda dei militari, sai. Taylor, che radio stai usando? Sei sicuro che non ti stiano monitorando? Oh, merda! Come Aspetta, immaginavo, devo andare, St. John, chiudo. su quest'altro avamposto. Ma quanto sono belle le musiche di sottofondo, raga. Ma lo sentite proprio l'atmosfera che danno? C'è assurdo. Vediamo qua Gente, il meccanico se ha de. io non ti ho mai visto in giro. Sì, questo Tu, volevo. Lucas Monroe. Diamo un'occhiata Sì, è alle vero, altre sto estetiche che arrivando da possiamo. poco. Dei consiglio? Bellissimo. Beh, allora, da pure un'occhiata. Posso venderti i ricambi per la moto, se hai i crediti da spendere. Guarda Ok, grazie. quest'altra marmitta, è figa. La mamma mia. Vabbè, Non c'è fretta. abbiamo dato un'occhiata qua. Non abbiamo fatto molto se non. Cosa abbiamo preso? Ah, abbiamo preso il radiatore, vedi là sotto, che aumenta un pochino la resistenza della moto. Ma E non perdere di vista la moto. niente, niente di particolare. Do un'occhiata alle armi. Qua c'è Derrick che ci darà altri incarichi. In questo momento ne abbiamo uno ed è anche l'ingrego principale. Vorrei vedere un attimo il mercante che armi vende, giusto per farmi un'idea dei nostri Caporale, ciao. prossimi acquisti. Dov'è il mercante? Sergente, Buon Giorgio. ok. Armadietto. Ah, no, non vende armi, questo vende solo scorte. Quindi le Niente. armi ce le abbiamo sull'altro D'accordo. avamposto e qui Il invece ci vende caporale, i pezzi delle moto. Perfetto. caporale. Sappiamo come funziona. Vai, parliamo con Curic, come cazzo si Sergente. chiama? Curi. Caporale, bene. Ho il lavoro perfetto per i tuoi talenti speciali. Certo, sì, signore. Ricordi Vasquez? Sì, il disertore. L'abbiamo seguito fino al campo dei taglialegna, certo. Beh, cerchiamo un suo amico, il sergente Lee Anderson. Prima di finire in cella ha ucciso una guardia ed è fuggito. Beh, un bel codice d'onore ai vostri uomini. I nostri uomini. Ormai sei uno di noi, ricordi? Ho segnato sulla mappa il punto in cui l'hanno avvistato. E poi, come Vasquez, non era solo. Ottimo. Bene, abbiamo una missione, un altro disertore da trovare e inculare malissimo. Senza vasellina, ovviamente, perché con la vasellina, diciamo, soffrirebbe meno, si attutisce il dolore, tutto lubrificato, invece noi no, andremo direttamente con sabbia e sangue di errante. Penso io al cancello. Grazie, almeno la fai una cosa buona, David. Va bene, detto questo ci possiamo dirigere verso il segnale, verso il punto, il ping, come cazzo volete chiamare, Caporale, l'obiettivo, la dico St. John. destinazione. Ehi, Mica sto Taylor vicino. come rompe i coglioni che mi chiama sempre. Taylor, dimmi che vuoi. Ah, ci sei, ok. Finalmente ho capito come funziona questo affare. Canale sicuro e tutto il resto. Come va, amico? Taylor, avrei da fare al momento, per cui. Sì, lo so, scusa, amico, scusa. È che si dice che nel campo circoli della droga, proprio sotto il naso del colonnello. Una roba buona, pare. Tu ne sai niente? Io non mi faccio Taylor, quindi no, non ne so niente, perché. No, 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 nemmeno io, figurati. È che c'è questo tipo, hai presente, una delle nuove reclute. Si comporta Sono un in modo sbagliato. fenomeno! Esce ed entra dal campo di continuo, per questo ho pensato di seguirlo, per capire cosa combina.
Taylor, stammi a sentire. Vada Curi, lascia che se ne occupi lui, capito? Sì, 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 certo, buona idea. Ok, va bene, Sir John. Ci risentiamo più tardi. Capitano Curi, sono dove il sergente Anderson è stato visto l'ultima volta. Beh, strappagli le insegne della milizia. Non voglio che si impregnino del tanfo di quel traditore. Ricevuto, Sir John, chiudo. D'accordo, allora, adesso. Siamo qui, vediamo. Ma qua c'è della... cos'è? La lavanda questa? Sì. Abbiamo messo l'abilità che raccogliamo il doppio delle piante. Siccome queste cose possono servirci, le prendiamo. Allora, fatemi creare tutto quello che devo, così almeno possiamo prendere tutti i materiali con tranquillità. Quindi mi... ecco, il molotov siamo full. Questo, diciamo, è un piccolo trucchetto per non lasciare risorse. Fatevi sempre quante più cose possibili create. Ovviamente date precedenza alle cose più importanti. Però in questo modo, mentre siete poi in esplorazione a fare varie cose, potete prendere tutto perché avete sprecato, diciamo, quello così. Così avete tutto pronto e in più vi fullate di materiali di scorta. Beh, io molte scene qua ve le sto tagliando, ragazzi. So che devo ricercare, ma sto prendendo più risorse possibili. Ok, raga, mi sono spolverato tutta la zona. Abbiamo trovato altre impronte che dovrebbero portare su questo sentiero. Quindi seguiamo il sentiero, vediamo se ci porta da questo Anderson. E qua ci sono altre luche, questa è l'entrata. Riuscire a entrare nella caverna. Grazie, Tori. No, porca puttana. No, 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 no. Quanto imboscato siamo questa sera. Ho finito il vigore, sono morto. Penso di averlo preso, sì, sì, godo. Curati, 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 curati. In teoria ce n'è un altro. Andiamo di Mitra. Sì, parla Radio Free Oregon, la registrazione. Ciao. Energia, raga. Che puttana. Porca puttana, tra la registrazione, raga, qua è pieno di lupi e mi sto abbagliando. Proprio adesso. Porca puttana, ho finito i colpi, ragazzi, siamo solo con la pistola. Cioè, ragazzi, io sparo senza la torre. Vedi sto flash dello sparo che è realisticamente fatto bene. Però, cazzo, ti abbaglia. Conviene avanzare con la torcia. Così almeno abbaglia meno sta cosa. Perché tipo sparando col mitra non capivo un cazzo. Oddio, meno male che abbiamo potenziato un po' la vita, raga, che sta cosa fa. No, eccolo, il sergente, il disertore. Sperto. Ok, ce ne possiamo andare. Consegna la prova dell'uccisione, possiamo ritornare da Curie. Oh, merda. Cazzo. Cappa! Non abbiamo i colpi, non abbiamo i colpi per farlo. Poi tra l'altro che... pieno devo fare, che qua la moto e qua c'è il coso. Dio santo. Ma oh oh, ma mi attacca. Ma... buonanotte. Che mira ho certe volte. Oh, porca puttana, raga, alla fine l'ho fatto sto stronzo. Abbastanza tanica, alcune cose le ho sfruttate. Poi non mi sono preoccupato troppo delle munizioni perché abbiamo la scorta. Nella moto, due scorte in teoria. Cioè adesso è la prima volta che la proviamo. Adesso testo, faccio il pieno e vediamo se io mi rifornisco. Se mi rimangono comunque una scorta. Esatto, mi è rimasta una scorta e noi siamo di nuovo fullati di qualsiasi cosa. È molto utile la scorta della moto. Il pieno l'abbiamo fatto. Tra l'altro non eravamo messi benissimo di mentire. Ok, ci possiamo dirigere verso la zona. Siamo arrivati di nuovo nell'avamposto. Adesso entriamo, consegniamo sta taglia. Ma dove cazzo è l'entrata che io non la vedo mai? Eccola, eccola. Derapata tattica, guarda che c'è qua. Perdonami, ogni tanto non vedo un cazzo io. Ok, ritorniamo dal nostro capitano. Poi ci diamo una riparata alla moto prima di ripartire.
Allora, capitano, bello mio. Capitano, ho trovato il tuo uomo, Anderson. Avevi ragione, indossava ancora le insegne della milizia. È morto? Diciamo che un branco di lupi si era già occupato di lui molto prima del mio arrivo. La fine che merita un assassino e un ladro. Sì, signore. Grazie, caporale. Puoi andare. Ok, missione completata, souvenir, la fiducia continua ad aumentare, cacciatore di taglie continua ad aumentare. Bene, ci diamo una riparata alla moto. Okay. Metto questo perché fare più danno significherebbe risparmiare, diciamo, uccidere più zombie, più nemici comunque con l'arma che abbiamo. Conseguenza, la ripariamo meno volte perché ci uccide di più, ecco. Ci metteva 4 colpi per uccidere un nemico. Vediamo ora poi quanti ce ne mette, poi lo testiamo. Allora, non abbiamo molte cose da fare, raga. In assenza di una missione, attualmente io mi andrei a fare questa cosa qua e vedere cos'è un buon soldato. Caporale St. John. Allora, raga, abbiamo Comunque si ascoltato super il preoccupa. registratore della Nero. Vabbè, qua è. Cioè, praticamente parla, penso che parlava dei colossi. La cosa che mi ha dato fastidio un pochino è che si sono accavallate, diciamo, le registrazioni, perché abbiamo notato che, vabbè, potete sempre leggere i sottotitoli eventualmente, se ci facevate caso nel discorso che ci teneva questo tenente, comunque, diciamo, parlava, ha parlato pure Sara, però manco io ci ho capito qualcosa. L'unica cosa che ho capito è che un pochino il tenente ci prova con Sara. Prova e noi sta cosa dobbiamo. No, c'erano dei materiali. Oh, vabbè. E noi sta cosa dobbiamo. Giustamente dobbiamo vedere com'è. Ripeto, dico, ancora la situazione con Sara è strana. Io per questo episodio consegnerei questa missione perché secondo me, bene o male, qualcosina abbiamo fatto. Questo è stato un episodio abbastanza un po' così. Abbiamo, diciamo, cazzeggiato qua e là. Abbiamo trovato un orso. Abbiamo preso un po'. Oh, questa è l'urlatrice. Oh, Dio. Che cazzo? Vabbè, è OP sto. Ma rompere il ca. Vabbè, pure un lupo, cioè, ma sti gran cazzo. Fatti tutti, mamma mia, raga, ma che bordello. Minchia Caporale l'urlatrice. St. John, Wade Taylor chiama Nico St. John. Taylor, è una moto quella. Ti sei spinto nell'incubo per seguire quello spacciatore. Ok, Questo te dialogo lo l'ha dirò. già fatto, perché lo sta Ma è ripetendo? così. Ma cazzo, Taylor, finirei per farti ammazzare. No, amico, no, no. Li ho seguiti lungo la superstrada. Superstrada 97. Sì, ma vedi, era giorno, il cielo era limpido, non ho visto nemmeno un furioso. C'era questo gruppo di persone, così sono finito al rifugio sciistico. Chi se lo immaginava di trovarne uno da queste parti? Non lo sapevo. Taylor. È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci farei un pensiero. Oh, merda, devo andare. Si stanno fermando a un altro campo. Taylor, chiudo. Ok, raga, Taylor! ritorniamo al nostro Taylor! avamposto e vediamo Sono che stato succede. In preso. caso ci salutiamo, quindi per questo episodio, e magari può essere quattro missioncine così, giusto un po' per Dottor St. integrarci, John, no, hai su questa capitato voi? nuova. St. John Akuri, rispondi. St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato la divisione di ricerca. Capitana, divisione di ricerca. Chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito. Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione. Quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Eh sì, ecco. Lievito e ingredienti da forno sono nelle cucine del centro visitatori a Crater Lake. Ci sai arrivare? Sì, nessun problema. Buona fortuna, caporale. Chiudo. La cucina da forno. Una situazione strana, nuova missione. Vabbè, in caso ci facciamo anche questa, ragazzi. Dai, prima di salutarci, penso per raccogliere due cose non dovrebbe essere una missione troppo lunga. Eventualmente spezzo l'episodio in due parti. Tenente. Ti prego, smettila con le stronzate. No, 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 intendo le stronzate militari. Ok.
credo di avere quello che cerchi. Bene, sì. Sì, perfetto. Ehi, aspetta un secondo. Il nostro personaggio è un po' così, raga, un po' scombussolato, ma è normale. Cioè, sì, è strano. Sai, tipo il polistirolo bianco, gli imballaggi, roba così. Sì, ho capito. Comunque, dimmi, com'è andata con la strega di Wizard Island? Vuoi dire il tenente Whittaker? Non avevamo detto di smetterla con le stronzate? Vai, caporale. È tutto. È lei che la chiamano la strega. Lascia perdere. Ma dobbiamo, non lo so, capirci più cose. Vedi, questa qua che si chiama una situazione strana. Cioè, non lo so, magari riesce a dare delle risposte a molte domande. Quindi io la farei, raga. Oh, mamma mia, l'esagerazione, dai, mica ti prendevo, dai. Allora, lui è invece più coglione, vuole essere preso il culo, che detta così suona malissimo, però insomma, l'avete capito, eh? Ovviamente molti di loro, sì, erano dei militari anche prima, altri sono semplicemente dei superstiti che hanno contribuito, è tipo una resistenza questa qui, non so se in realtà è nemica e dobbiamo capirci qualcosa o no, però... Per adesso stiamo lavorando per loro, ma soprattutto perché comunque c'è Sara. È lei che ci tiene ancora a fare il fattorino degli altri. Ecco, perché al nostro personaggio non gliene frega un cazzo di lavorare e combattere questa battaglia. L'ha già fatto capire. Bene, detto questo, noi ci dirigiamo verso il luogo. Tra l'altro, graficamente, ragazzi, il gioco è sempre pazzesco. Perché, cioè, non so, c'ha dei paesaggi su YouTube e ho visto che non rende, eh. Ma vi posso assicurare che ciò che si vede è incredibile. Io vi ricordo sempre che in descrizione vi lascio il link per acquistare il gioco. Fatelo, usate quel link e mi date anche un piccolo supporto a me tramite Instant Gaming. Acquistando da quel link io guadagnerei, cioè ve lo dico onestamente, il 3% del vostro acquisto. Solo trovare il lievito. Oh, ma porco, no, oddio, oddio, che cazzo stai dicendo? Ci sono tre colossi qua, raga, ma cazzo li... Le tracce, li facciamo perdere le nostre tracce. Come cazzo li affronto, raga? Io vado sul risparmio i colpi. Penso di sì, umile. Oh, l'ho trovato. Sì. Spero sia sufficiente. Aspetta che mi curo, che qua c'è una benda. Quindi la recuperiamo, manca lasciarla qui. Arrivedergliela. Mamma mia, raga. Ma ciao. Che culo, però dai, almeno ce la siamo fatte. Tenente Whittaker, rapporto. Deacon, caporale St. John, sì. Ho trovato l'ingrediente richiesto, il lievito. Non è molto. Beh, sono sicura che sarà sufficiente. Ascolta, per curiosità, perché ti serve? Scusa, ma sono impegnata, ne parliamo quando passi per la consegna, chiudo. Cioè, raga, Neanche un grazie. Vedi, neanche un grazie. Cioè, non lo so, raga, ma... Cioè, mi lascio sempre senza parole questa sua indifferenza. Comunque, da notare che per arrivare qua ho spento il motore nella discesa. Cioè, guarda, tattiche per risparmiare benzina, che l'abbiamo finita, infatti, raga. La Sara, vediamo cosa succede. Al diavolo. Senti, puoi smetterla, per favore? Scusa? So che la situazione è strana, ma non posso farci niente al momento. Beh, io dormo in una caserma con un branco di soldati del cazzo, mentre mia moglie vive in una tenda privata nell'area ufficiali. Niente di strano. Dico. E la vedo solo quando consegno le scorte elencate su un modulo. Anche questo è tutto normale, signora. Il lievito, grazie. Prepari un dolce? Se ti serve un forno, so dove trovarlo. No, mi serve per creare proteine virali che a loro volta attivano anticorpi. Ma naturalmente eri sarcastico. Dolci, proteine virali, non cambia molto. Aspetta un attimo. Tieni. E grazie. L'hai già detto.
per essere rimasto. Sì, signora. Ma una situazione strana. Ragazzuoli, per questo episodio ci salutiamo qui. Io non sono un po' così. Boh, speriamo che si va a capire qualcosa, a migliorare, perché onestamente lei sembra quasi frenata. Dobbiamo solo capire da cosa. Fatti i cazzi tuoi che devo salutare la gente. Va bene, ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Days Gone. Ciao, bella mia.